Buonasera a tutti, io sono il dottor Max che vi parla come al solito dalla Tanzania. Allora, oggi è mercoledì e quindi parliamo di destinazione Tanzania, comunque sia Zanzibar. C'è stato anche il conflitto con la partita, con la semifinale, quindi ho deciso di anticipare oggi l'intervento e probabilmente lo manterrò a questo orario. Io ho avuto dei grossissimi problemi ultimamente, tant'è che l'intervento di sabato per consulenza ora non l'ho potuto fare e non so cosa sia successo. Praticamente sono 5-6 giorni che non ho assolutamente internet. E quindi niente, quindi a casa non ho collegamento col computer, non ho niente. Stasera per fare l'intervento sono venuto qua a Dar es Salaam in un ristorante, un bel ristorante che si chiama The Grand Restaurant, dove peraltro il manager è un signore italiano che è qui da tanti anni. Io quindi mi scuso dei rumori di sottofondo, però l'importante è riuscire a fare un intervento perché ultimamente gli interventi sono sempre stati molto disturbati. Allora, stasera oggi c'è tante cose da dirvi. Naturalmente io saluto tutti, saluto tutti coloro che sono presenti, abbiamo già fatto una chiacchieratina quando non eravamo in onda. Allora, diciamo questo, iniziamo a fare una domanda, no? C'è qualcuno che per caso ha qualcosa da chiedermi? Ha qualcosa da dire? Allora, se non avete domande, parto oggi da un'esperienza che ho avuto un po' di tempo fa, con un avvocato, un signore che è venuto a trovarmi e che sul quale abbiamo fatto la. È venuto qua a prendere la residenza, e sicuramente posso fare una cosa, un po' di ritiro, però diciamo che la residenza, una volta che i punti sono stati revisionati, tutti coloro che hanno più di 41 anni in 3 giorni, che è una cosa che non fa nessuno al mondo, io vorrei garantire naturalmente con il mio collaboratore abbiamo lavorato molto grazie anche alle conoscenze che hanno loro, riusciamo a ottenere una residenza anche senza l'INPS, senza tutte queste cose, in 3 giorni. Vorrei garantirla questa cosa. Però a parte questo, dicevo che questo signore che è venuto e andava tutto bene, poi siamo a Zanzibar, io ho spiegato tutto, no? Solito a tutti, mi chiedono il prospetto informativo, se ci sono delle domande chiedetemi, se ci sono delle che magari non mi vanno tanto bene, non può parlare. Io sono sempre molto flessibile, perché io, è chiaro che poi dovete qua anche a fiducia e bisogna creare un rapporto, no? Cioè, io ho fiducia di voi, poi mi dovete piacere e voi piacere a voi, perché quella non si sente più. ci sentiamo a scatti, ma adesso non ci sentiamo più. Sei sparito, Massimo. Scusate, ma io sento il volume della voce abbastanza basso, anche voi? Sì. Sì, anche noi.
Niente, è sparito ancora. Sei Mi Massimo? sentite adesso? Sì. Sì. Allora, vediamo di rispondere. Io ho sempre tutti i leggi di sospetto informativo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo avvocato è da primi giorni sono andato ogni tanto non ci sto, non voglio la mia libertà, voglio darla al cliente. Mi sono conto che questo signore ha cominciato a obiettarmi tutta una serie di costi, tutta una serie che erano tutte il contratto, l'accordo, c'è cioè un accordo in base al prospetto informativo. Insomma, alla fine della storia, questa cosa mi ha talmente innervosito che ho deciso, non lo faccio mai, una cosa di questo tipo qui, perché in linea di massima che ha bisogno. Io ho avuto in passato un po' di contestazioni per il costo del servizio di taxi, come se fosse colpa mia se i taxi costano cari. E per ovviare a questo problema ho comprato la mia macchina. Si va in giro, si va in giro con la mia macchina, con il mio guidatore a costi ridicoli, poi la benzina la pagherebbe tutto, no? E quindi faccio un forfè, no? Conosco il guidatore che poi ho materiale che mi dà una mano a Franco, darà una mano a tutti coloro che vengono, perché ovviamente lavora per me e io devo pagare, no? E addirittura questo avvocato mi ha contestato anche i costi per la macchina e non l'ha voluta pagare. Quindi a un certo punto ho detto, guarda, a me questa storia qui è una cosa ridicola, poi è partito, mi sono messo d'accordo e abbiamo fatto una transazione. Invece lui non ha assolutamente letto niente. Ecco, quindi tutti coloro che vengono per cortesia, che dovranno venire per cortesia, ora io lo ricordo, di vivere il prospetto, perché io sono in e allora quando invece pagate soltanto, perché non pagate niente, soltanto il 30, cioè, scusate, il mangiare, diciamo, va bene? Questo episodio qui, perché io voglio dire, ti dico sempre in Italia, non è che io sia a osannare adesso la Tanzania, o Zanzibar, perché purtroppo tutti i paesi hanno dei problemi. Se Franco puoi prendere 2 o 3 minuti, no? Raccontando l'episodio che mi hai scritto a me del catasto di questo ufficio dove sei andato, ti dispiacerebbe raccontarlo, perché questo è sintomo. Siamo in Africa, non dovete mai dimenticare. Africa. Ti dispiace Franco? Prenderti 2 o 3 minuti a raccontare quello che ho visto ieri.
senti Franco? Mi senti e Sì. sentito, Sì. no? Ecco, mi dispiace. Allora. Sì, volentieri. Allora, sono andato catastrofico con il mio avvocato perché mi serviva una documentazione, si chiama Titan T, che praticamente è sì. Sì. Mi avete sentito voi? Sì? No, Mi sentite? no, adesso sì, ma prima non si Mi capiva sentite nulla. voi? Riuscite a sentirmi per cortesia? Ora sì. Adesso Massimo, sì, ma mi senti? prima sì, non si è capito niente. Pronto, mi sentite? Sì. Ah, ma adesso mi sentite bene o si sente ancora a scatti? No, si sente Ok, bene. allora sono andato in ufficio che è l'equivalente del catasto nostro, no? Perché mi serviva una documentazione che comprovi l'acquisto della casa, quindi diciamo è una specie di atto. Ah. E niente, è stato questo ufficio e praticamente era una specie di una stanza. Pronto? Mi senti? Sì. Pronto? Sì. Niente, anche io. Ah. Anch'io Sì, problemi di Franco, connessione vai, vai. qui. Sono l'illuminato. E mi sentite adesso, sì? Sì. Vai, 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 vai. Ok. E quindi ero in questa stanza dove c'erano tutta una serie di folder che sono cartelline che contengono tutti i documenti di tutte le abitazioni della zona. Praticamente pile enormi, ammassate senza nessun criterio né alfabeto. Alfabetico oppure per zona. Cercare la mia, che praticamente dopo un'ora e mezza è riuscito trovarla, ma proprio per puro caso. E nel frattempo gli era caduto anche una pila di cartelline dove erano fuoriusciti tutti i fogli interni, ma loro cosa fanno? Prendono, raccolgono, non mettono dentro niente e li hanno messi sotto una scrivania così, tanto per... cioè, questo è, diciamo, la tecnologia, la digitalizzazione, capito, documentale che hanno. È una cosa impressionante, io non ho mai visto una cosa simile neanche su film assurdi, cioè... Io purtroppo non sento più niente. Ma adesso non ti si sente più. Problemi anche io, un po' di connessione. Provo a spostarmi magari, come si riesca a prendere meglio, riesco sul portico, vediamo.
Ok, mi sentite? Allora, mi sentite? Sentite, no? Sì. Sì. Volevo Sì. fare un commento. Ci sentiamo a scatti. Allora, volevo fare un commento su questa storia, no? Allora, io pronto, mi sentite? Niente, c'è Telegram, Sì. poi dopo un po' si stanca e mi lascia. Allora, quello che volevo dire è che Ma Zanzibar è una situazione purtroppo di questo tipo qui. Quindi quando venite, io cerco, ritornando al discorso che faceva prima anche dell'avvocato, io cerco di organizzare tutto per bene al meglio, ma qui si vive la giornata. Qui non è che uno può venire qua e pensare di avere un servizio in eccellenza, di qualità, perché questo è anche un po' il mio lavoro, organizzare le cose al meglio, no? Ecco, però non ci sono dei limiti che effettivamente sono nel sistema, nella mentalità di questa gente qui, ed è molto molto difficile far capire ad Omar che deve arrivare puntuale. È franco. Quante volte l'ho ricordata ad Omar l'importanza di arrivare puntuale, bla 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 bla. L'ultima volta, la scorsa settimana, sono venuto, l'ho anche penalizzato economicamente. Franco, mi senti? L'ho penalizzato economicamente perché arriva sempre tardi. Che cosa ha fatto il giorno dopo? Sei venuto in macchina anche te. È arrivato 20 minuti dopo. Te lo ricordi? Questo per dire la mentalità purtroppo di È una questa gente. cosa endemica. Esatto, non c'è niente. Se vuoi che arrivi in tempo, gli devi dire di venire mezz'ora prima. Allora, mezz'ora te li dici, ti prendi mezz'ora dopo, capito? Il gioco su in questo caso qui, e allora magari arriva in tempo. La mentalità è il contesto nel quale sì, ci si deve muovere anche per chi viene o comprare qualche cosa, una cosa del genere. Io cerco, noi cerchiamo di fare tutte le cose al meglio. Adesso credo di aver trovato un avvocato un pochino più serio, mi sembra molto più serio, insomma, almeno per bene, una persona per bene, e poi si può contare sicuramente anche su Stefano, su Punto Disco, console onorario italiano, ma è estremamente difficile riuscire a organizzare una cosa che abbia una decenza. Questo ve lo dico perché voglio che capiate, è estremamente difficile organizzare le cose, molto molto difficile. È difficile da tutte le parti, ma è stato molto difficile organizzarle anche in America. Molto difficile, però qua è ancora più difficile. Però, oltre a questo, la considerazione che io faccio è questa. Allora, io non sono razzista, perché se non sarei nato in Africa, io almeno uno può vivere dove vuole, venire da dove vuole, eccetera, eccetera. Però mi chiedo, l'ufficio del catasto di un paesino sperduto in Sicilia, Franco, sei così sicuro che sia organizzato meglio? Ecco, te lo dico io, no, non è Sì, perché organizzato basta meglio. no poco. Basta Ecco, molto poco. sì, ma basta, lo sappiamo noi che basta poco, però purtroppo la mentalità non è tanto diversa. Le disorganizzazioni, queste disfunzioni mentali, in questo modus di operandi, di lavorare, tipico di una certa burocrazia, lo si trova molto anche in Italia, purtroppo da noi. Ecco, in Italia è un paese avanzato, un paese nel quale queste cose qui non dovrebbero assolutamente succedere. Ecco, e succedono anche da noi. Potrei raccontare la storia di un amico che dovrebbe venire a trovare
che aveva dato mansione al suo geometro di fargli una pratica, non so se doveva sanare una cosa di questo tipo, gli ha detto che aveva fatto tutto, 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 per fin fino a niente, si trova in grossissime difficoltà e ha dovuto ripartire tutto da capo. Cioè, purtroppo cose di questo tipo capitano anche da noi. Va bene? Allora, andiamo avanti. Carla, ti ridò la parola perché per qualche ragione. Avete domande? E non si parla dell'argomento successivo. Allora, va bene. L'argomento successivo di cui voglio parlare è il famoso progetto delle residence. Allora, un amico ha comprato, ho fatto il contratto 2 settimane fa, ha comprato questo terreno. Noi abbiamo depositato, abbiamo fatto un contratto preliminare di acquisto, si può chiamare così, però non abbiamo, il venditore non aveva il famoso certificato di proprietà, che come ha ricordato Franco si chiama title deed. Senza title deed il transfer, il trasferimento completo si farà, spero, a breve. Allora, abbiamo fatto questa operazione qui, è andata, sembra nell'insieme, è stato solo un problema per il pagamento, che volevano il pagamento in dollari, però nell'insieme sono andato e ce l'ho fatta a fare questa cosa, questa operazione qui. Ci dovrò ritornare, come dicevo, spero tra una settimana o due e chiudere la trattativa. Una volta che ho ottenuto il title deed, abbiamo intenzione di creare delle unità abitative. Probabilmente utilizzeremo la soluzione dei container, che sembra la più pratica e la più conveniente, per creare appunto all'interno un ambiente semplice, però naturalmente nuovo, pulito, accogliente, che possa essere affittato o anche venduto agli amici che ci vengono a trovare in Italia. Guardate che io faccio uno sforzo non indifferente a fare questa cosa, perché io so già che dedicare un sacco di questo senza essere remunerato, perché si dovrebbe pagare naturalmente non varrebbe nemmeno la pena per lui fare. Però lo faccio perché lo devo fare. Come vi può confermare Franco, purtroppo qua non ci sono appartamenti piccoli in affitto. Si trova qualche cosina con 2 o 3 stanze, sono tutti stanzoni grandi, questi ambienti di proprietà di musulmani, no? Che loro vivono, sono tanti, vivono tutte in tutte queste case grandi, che vivono addirittura tutti i familiari, cugini, tante volte vivono tutti insieme, è tutta una baraonda così, diciamola. E ci si entra dentro. Io entro ma non vedo l'ora di uscire, perché purtroppo sono anche, devo dire la verità, anche sudici, perché non ci tengono alla pulizia, all'ordine, non sanno assolutamente, non voglio offendere nessuno nel dire queste cose, però è un dato di fatto. Quindi io mi sono chiesto, ma queste sono, detto, Paola viene la prossima settimana, lei viene e anche lei, Massimo, io voglio venire per rimanere, non ci voglio stare, quindi guarda Paola che non è questa la procedura. Ho messo insieme un sistema, questa metodologia, devi venire, rimani una settimana, rientri in Italia, sistemi tu. No, 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 guarda, io voglio venire, vengo, voglio. E ho detto, ma io Paola dove la sistemo? Costa una settimana, 2 settimane al 27, costa 2 o 3 mesi al 27 in cerca di un alloggio che non si trova. È veramente una cosa, e ho capito quasi subito che sarebbe stato il problema dei problemi. Mi sentite? Mi sente, vero? Franco, mi senti? Sì. Sì. Si può alzare un po' il volume? Sì. Se si può. Ciao, ciao a tutti. Adesso ti sentiamo a scatto. Sì, Prima sentivo meglio.
Sì, si sente, però è talmente basso che non si riesce a seguire il discorso, almeno per me. Cioè, c'è la trasmissione, ma è bassissima. Massimo, ci senti? Ma Franco, da quando gli hai detto di alzare un po' il volume non si sente più. Probabilmente l'ha abbassata. Ha fatto il contrario. Non lo so. Comunque, il sunto del discorso stava dicendo che praticamente qui, se viene una persona sola, ci sei? Praticamente, se viene una persona solo qui è difficile trovare un alloggio, diciamo, di 2 o 3 stanze massimo per una persona. Pronto, mi sentite? Pronto? Ecco, mi sentite? Sì. Niente, Telegram che si stanca. Dopo un po' si stanca e mi molla. Mamma mia, ragazzi. Peggio delle donne. No, scherzo, però sto scherzando. No, allora, mi sentite? Allora, dicevo, Franco, mi senti? Yes, of course. Allora, Duilio, mi senti? Sì, io ti sento, ciao, ciao a tutti. Allora, Ti sentivo, adesso non ti sento più. dicevo. No, non ti sentiamo, Massimo. Che c'è? Pronto, mi sentite? Sì. Sentite adesso? Sì. È come se compraste un piedi a terra, no? Un piedi a terra nel quale andate, sapete il piedi a terra cos'è? È un monolocale, è un bilocale nel quale andate a sciare d'inverno. Avevo un piccolo appartamento al Petone, tanti miei amici, anch'io lo volevo, ma mio papà e mia mamma erano contrari, non l'abbiamo mai comprato. Mi sarebbe piaciuto avere un piede a terra, una stanza con un fornellino, no? Con un bagnetto dove vai con gli amici e passi il fine settimana lì. Ecco, voi questa è la mentalità, dovete avere anche una mentalità molto spartana per venire qua. È un grande spirito di adattamento. Poi con calma, quando si è trovato il terreno, che richiede un'enorme quantità di tempo, perché qui è tutto un macello, e Franco me lo può confermare, magari compriamo il terreno e ci facciamo la casina che l'amico desidera. Ecco, bisogna fare le cose un po' per gradi, perché altrimenti si rischia poi di comprare una proprietà che ha dei problemi, una proprietà che va comunque tutta rifatta, perché queste case qui sono case che per noi hanno un tetto ridicolo, cioè non sono sistemazioni nelle quali noi possiamo abitare. Sinceramente, io non posso portare i miei clienti, non le posso neanche far vedere case di questo tipo. Ah, sono troppo fatiscenti, troppo sudici. Non mi vergogno anche a andarci lì. Va bene, quindi dovete anche capire che io vi sto facendo un lavoro di selezione, che è un lavoro ai fianchi. È difficilissimo da fare perché io sono sempre in trasferta. Ora, per esempio, nel fine settimana probabilmente dovrò riandare a Zanzibar per rilavorare su questo piccolo progetto e vedere anche altri terreni ed altre proprietà, ma un po' che si fa come si può fare con le risorse che abbiamo e con le risorse, se fossero tanti soldi, sarebbe prima. Un po' anche che io devo concentrare i miei sforzi a Stone Town, perché se comincio a farvi vedere proprietà a Nungwi, a Kendwe, a Kiwenwa,
a chi si incazzi, come lo chiamo io, dove sta la nostra amica a Tausi, Franco, no? E dopo poi io quando vengo lì non riesco più a seguire, non riesco più, ma quanto bene li vorrò a Tausi, è una cosa che non si può spiegare. Capito? E dopo poi io poi vado in giro, no? Non riesco a divento matto, perché io sono sempre in trasferta. Quindi un po' di pazienza, un po' di fiducia, questa è l'unica soluzione logica che io posso mettere insieme. In queste unità, arrivo e concludo, saranno poi ovviamente disegnate su carta e saranno vendute sulla carta a chi le vuole. Sarà una forma di pagamento ovviamente, come c'è con, anche altre aziende lo fanno, no? In tutto il mondo, dai una caparra e poi dopo un mese dai un'altra caparra e poi dopo dai un altro deposito, sarà una cosa tipo di questo tipo qui. Però la cosa diciamo così che mi piace è che saranno ora non mi voglio sbilanciare troppo perché qui parlando dei tempi bisogna sempre abbastanza molto a tempo. Diciamo che dovrebbero essere molto più semplici da costruire, perché non sono delle costruzioni, i prefabbricati, scusate, i container sono già disponibili. Una volta che sto lavorando con questo ragazzo, si organizza per bene tutto l'allestimento interno, l'allestimento proprio sul modo lo stesso, e quindi magari riesco a consegnarli anche in un mese, che non è una cosa da poco, perché se invece costruisci ci vuole, ti dicono 3 mesi, ma ce ne vuole almeno 6. E io come si dice in italiano, si stuplicano poi i costi, perché sì, tutte le volte devo andare lì, poi devo far pagare il cliente, poi dopo il cliente si arrabbia perché dice ma hai detto 3 mesi e qui ce ne vuole 6. E quindi io devo sempre anche ragionare coi tempi che hanno in testa loro. È inutile che mi dica 3 mesi quando so già che ce ne vorrà 6, se non ce ne vuole 7-8. Io cerco di fare il possibile per mediare tutta questa cosa qui, però vi chiedo un po' di collaborazione, un po' di comprensione, perché in alcune situazioni, e Franco ve lo può confermare, ci vuole veramente tanta 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 pazienza, io ce n'avrei anche poca. Questo progetto qui dovrebbe arrivare su carta, diciamo essere tutto progettato, sperando l'incontro che ho con questo signore vada bene, diciamo a fine maggio. Se a fine maggio o anche nel frattempo qualcuno ha una mezza idea anche di comprarsi proprio un piede a terra, guardate che non trovate niente a questi prezzi qua, un piede a terra di quel tipo lì, ma chiedetela a Franco, come minimo per comprare una casa vi ci vuole 70-80 mila dollari, parliamo sempre di dollari qua, una casa. E poi dopo Franco è stato molto fortunato in questo senso. Poi dopo comprate una casa che andate lì, magari dovete rispenderci altri 40-50 per sistemarla, perché dovete stare molto attenti alle agenzie, molto attenti a questa gente qui. Volete fare per conto vostro? Fate per conto vostro, però allora non coinvolgetemi me, non ci sono problemi, assolutamente. Però se si fa un discorso insieme, vi prego di seguirmi, anche perché molte cose di quelle che vi dico io ve le ho esattamente stessi posti Stefano Todisco, il console onorario, perché io l'ho ripresa da lui, quindi mi son inventato nulla. Ecco, fermiamoci qui un attimo per il momento. Vi ho già detto comunque le cose stasera che vi volevo dire importanti. Avete delle domande anche su quest'ultima cosa che vi ho detto? Mi sentite? Sì. Pronto? Sì, si sente bene. Sì, ti sentiamo. Mi senti? Sì. Non c'è più. Non si sente più.
No, è sparito. Allora, avete domande? Di questo argomento qua, potete chiamarmi, Non vi fate, anche se non avete contratti, avete cosa. Non vi preoccupate. La consulenza per lo sapete, un minimo di consulenza ve la faccio. Insomma, non ci sono problemi, non dovete. Mi chiamate, poi fra l'altro tutti voi avete bene o male, avete già comprato qualche cosa con me, no? Perché quasi tutti, forse Renata non ha ancora fatto, però non importa. Mi chiamate e io vi spiego per bene come dovrebbe funzionare questa cosa qui. Mi sentite? Sì. Pronto, mi sentite? Mi sentite? Pronto? Sì. Avete sentito l'ultima cosa che ho detto? Hai parlato della consulenza, sì, fino lì abbiamo sentito, almeno io ho sentito fino lì. Sei Massimo? Pronto, direi di chiudere qua se non mi sentite. Franco, Duilio, ci siete? Fabio? Sì, io adesso ti sento, No, però sì, va bene, ma dura poco, chiudiamo qua perché dopodiché va giù. esatto. Allora, chiamatemi se volete informazioni su questa cosa qui, perché poi ognuno ha esigenze diverse, no? Anche quando faccio questo intervento dico le cose generali, ma poi dopo bisogna parlare. Qualcuno che vuol fare un investimento di 20-25 mila dollari, investimento sicuro, sicuro ve lo garantisco io, mi contatti che se ne può sicuramente parlare. Io mi scuso di nuovo, ho cercato di fare il massimo anche stasera, ma Fabio, dimmi. Ok, ci abbiamo sentito, grazie. Allora, io chiuderei qua. Prego, chiuderei qua. Ci sentiamo il prossimo mercoledì sperando di aver risolto. Comunque, anch'io devo fare la mia parte. Ho bisogno di un telefono.